Al via il tour de France di Radio DJ. Linus e Nicola Savino sono arrivati puntuali alla partenza della prima tappa nel cortile della Pinacoteca Carrara di Bergamo. Una manifestazione che attraverserà mezza Italia in bicicletta ad accogliere un gruppo di fans e ascoltatori che hanno approfittato per scattare qualche foto con i propri beniamini. Noi di solito avevamo due giradischi, una volta sdraiati, adesso li abbiamo messi in piedi, è diventata una bicicletta. Ma sai, per noi non cambia praticamente nulla, nel senso che noi abbiamo una vita radiofonica e l'altra metà della giornata la gente non sa cosa facciamo. Ecco, adesso lo sapete, pomeriggio pedaliamo e la mattina facciamo la radio. Ho sentito stamattina che c'è San Cristoforo che vi protegge e tu l'hai già collocato sulla tua bicicletta. Ma guarda, è una cosa che può apparire anche quasi blasfema, no? Nel senso che... È come la medaglietta dei camionisti. Sì, cioè io non voglio fare quello che crede quando gli fa comodo. Però perché no, insomma. Me l'ha regalata l'anno scorso una mia amica. E ci ho fatto Milano Riccione con quella medaglietta appesa e mi sono detto perché non la porto con me anche stavolta, insomma. Abbiamo trovato comunque dei quadri che raffigurano San Cristoforo? Sì. Ci sono qua? Qua dentro? No, in giro ce ne sono tanti qui. Adesso lo facciamo noi. Sai che sono anche pittore, no? Sì, io mi metto, faccio il modello con la testa di cane e il bastone. Io che porto lui sulle spalle, sì, come Gesù Bambino. Bravo, esatto. Okay. Le gambe sono abbastanza pronte anche perché non ho fatto niente nelle ultime 2 settimane, quindi è il miglior allenamento. Guardare anche qua, grazie. Ho accolto due vecchi amici come Linus e Nicola Savino, che conosco da tanti anni, mi ha fatto piacere riabbracciarli e li ho ringraziati di aver scelto Bergamo come tappa di partenza di questo loro Tour de France che li porterà nelle prossime 3 settimane in tutta Italia, finiranno in Sardegna tra qualche settimana, però la scelta di Bergamo l'hanno ritenuta particolarmente significativa per quello che Bergamo ha passato e come segnale ben augurante di ripresa e di ripartenza. Piovigina, quindi insomma, il loro debutto avviene sotto qualche goccia di pioggia, ma penso che sarà molto divertente per loro e per gli ascoltatori che li seguono tutti i giorni da tanti anni ormai. Ritroveranno DJ Chiama Italia tutte le mattine, ogni giorno da una città diversa. Allora Matteo, tutto a posto? Sì. Sei pronto? Sì. So che tu sei poi l'uomo multimediale della radio. Sì, e quindi documenterai le tappe. Sì, spero di riuscire a prendere tutto, perché ok, prendere il grosso è semplice, però ci saranno dei dettagli che trasformeranno l'esperienza in una specie di vacanza. Ecco, io voglio andare a documentare anche quelli. E tu li segui in bici? No, io li seguirò in macchina. Mentre loro andranno in bicicletta, io sarò in macchina. Io non ho l'allenamento neppure per fare 100 metri, quindi... Sei un grande, Nicola. Non mi basta. Sei grandissimo. DJ, chiama Italia. Qui chiamiamo la giornata. Guarda qua, Linus. Grazie. Nicola, guarda qua, grazie. Grazie Bergamo! Grazie. Voi! Ciao! Buon anno! L'arrivo previsto ad Esenzano del Garda nel pomeriggio.